Appuntamento in agenda per giovedì 29 settembre. Il verde pensile e la gestione delle acque piovane, il titolo del seminario che si terrà nella sala consiliare del Comune di Recco a partire dalle 15. L'evento è organizzato dalla sezione genovese dell'Istituto Nazionale di Bioarchitettura. A Palazzo Nicolosio Lomellino a Genova alle 15 verrà inaugurata la mostra I costumi di Adelaide Ristori, teatro ed alta moda, una vita ed una carriera eccezionali raccontata attraverso i suoi meravigliosi costumi. Per il corso di formazione per insegnanti promosso dall'Ufficio Scuola della Diocesi di Chiavari, dalle 17 alle 19 nel Salone Parrocchiale di Ribasso, Don Federico Picchetto parlerà su Come il Papa ci accompagna, scoprire l'amore di Dio nella storia di oggi. Nella sala conferenze di Palazzo Reale a Genova alle 17.30 Maurizio Ferraris dialogherà sul tema Non c'è più tempo. L'iniziativa è promossa dal Teatro Pubblico Ligure. Alle 17.30 nella sala Ghio Schiffini della Società Economica di Chiavari si parlerà di estetica, quando etica ed estetica si incontrano. Per il festival Camogli in Musica alle 18 nel Sublimis Boutique Hotel verrà proposto In cucina con Rossini di e con Roberto Iovino. Parteciperanno la soprana Giulia Filippi, i flauti Marta Caccialanza e Nicole Olivieri e al pianoforte Dario Bonucelli. Nell'area del depuratore a Genova Sturla, ultimo appuntamento del circuito in musica. Alle 19 festosa parata musicale con Macaia Parade. Ed infine alle 21 al Cinema America di Via Colombo a Genova verrà proiettato il film Ti mangio il cuore con la regia di Pippo Mezzapesa. Sarà introdotto da Francesco Patanè, attore genovese protagonista della pellicola.